Eccoci arrivati al classico video di risposta alle domande che vi ho richiesto sul questionario che ogni anno vi invio nella mia newsletter. Quest'anno è stato fatto un po' in anticipo, sì, perché sto lavorando al redesign del sito, ho dovuto lasciare ferme alcune cose, ho avuto problemi appunto con l'hosting, ci sono stati dei lavori molto, diciamo, importanti sulla base del sito e mi hanno costretto un po' ad anticipare il questionario, però, come tutti gli anni, è una tappa ormai obbligatoria anche per stare un po' in contatto fra di noi, per essere più vicini, diciamo così. Quest'anno utilizzerò lo stesso taglio del video dell'anno scorso, quindi montaggio al minimo, molto fluido, molto informale, così come se si facesse una chiacchiera fra amici. E le domande non saranno prelevate dal barattolo come l'anno scorso, ma le ho stampate e le leggo in ordine, diciamo, cronologico all'incontro, cioè parto dall'ultima fino ad arrivare alla prima. Che dite? Cominciamo? Questa è la prima domanda, è appunto in inglese, che è: would you consider a collaboration of some kind? Che sarebbe: consideri qualche forma di collaborazione? La mia risposta a questa domanda è: certo che sì, absolutely yes, certamente, certamente. Io sono apertissimo a qualsiasi forma di collaborazione, sono apertissimo ad ascoltare qualsiasi proposta per collaborare e poter portare a più persone possibili, portare avanti questo lavoro di memoria, tutela della memoria, su I manicomi in Italia. Ok, andiamo avanti. È vero che non ti stancherai mai di cercare la storia e la verità di situazioni, ambienti, personaggi scomodi e ho dimenticati appartenuti anche a un tempo meno recente? Non conosco altri che facciano reportage sull'argomento come te. Bellissima domanda. Non mi stancherò mai. No, diciamo, nel futuro non ho la sfera di cristallo per dire quello che accadrà. Però per tranquillizzarti, chiunque tu sia, ti posso dire che ci sono tante cose in pentola, in ballo. Quindi diciamo che abbandonerò quando non mi sarà più sostenibile un lavoro del genere, quando praticamente non riuscirò a sostenerlo proprio economicamente, una cosa del genere. Adesso, che come in un post che ho fatto sulla newsletter, che farò comunque anche sul blog per parlare di me, per raccontare appunto la mia storia, quello che sto facendo adesso dovrà diventare una parte molto grande del mio lavoro, della mia vita. Quindi trasformare quello che è stata una passione in un vero e proprio lavoro. Questo è il periodo di grande trasformazione. E alla base di tutto io rimango sempre un designer, quindi utilizzare il design e tutto quello che ruota intorno alla comunicazione visiva per veicolare al meglio questi racconti sarà sempre una competenza che porterò con me. Quindi, diciamo, per ora ancora dovrai sopportarmi. No, ci sono tante cose in ponte, dobbiamo valutare nel corso degli anni se i vari lanci che ho in mente di fare funzioneranno o meno. In caso contrario farò un tipo di ricerca diverso, ma probabilmente è un argomento che non mi stancherò mai di raccontare. Andiamo avanti. Sono rimasta molto colpita che nel decennio fascista sono state internate tantissime donne. Ecco, sono molto interessata a queste donne che probabilmente volevano affermare la loro intelligenza. Allora, per fare una documentazione su quello che è, per iniziare a studiare, quello che riguarda le donne rinchiuse nel manicomio nel periodo fascista, io passo la palla, ti suggerisco di leggere il testo Ma la carne di Anna Carla Valeriano. Tra l'altro è una persona che ho conosciuto, persona squisita e meravigliosa, e quello penso sia un grandissimo punto di partenza, un grandissimo testo per documentarsi su quello che è la questione femminile nel periodo fascista legata all'internamento manicomiale. C'è modo di organizzare visite guidate dalle tue conoscenze nei vari luoghi di cui hai raccolto materiale? Lo sai che chiunque tu sia, questa è una domanda che mi hanno rivolto tantissime volte e io non so mai effettivamente come comportarmi. Da una parte c'è una parte di me che dice sì, Giacomo, fallo perché è interessante.
potresti effettivamente dare una divulgazione in più. Dall'altra però la vedo anche un po' difficile, un po' caotica, non lo so. Però siccome è una richiesta che mi viene costantemente fatta, ti prometto, chiunque tu sia, che per il 2020 un paio di tour li voglio organizzare. Magari mi prendo delle aree vicine a dove vivo e sì, li voglio organizzare. Voglio ascoltarti. Li voglio organizzare. Sei una persona curiosa? Eh sì, sì, sono una persona drammaticamente curiosa. Sì, incredibilmente curiosa. Io mi affascinano tante cose, mi piace scoprire quello che non conosco tantissimo. Assolutamente sì, la risposta è assolutamente sì. Tutto quello che fai è un modo per far sì che la gente comprenda quanta sofferenza c'è in queste persone che magari se si incontrano per strada è più facile scansare invece che fermarsi a parlare? Ciao, grazie per questa possibilità che dai. Ecco, il mio lavoro in realtà è anche questo. Il mio lavoro in realtà è un modo per seminare e per far aprire gli occhi, per dare un modo di pensiero diverso, per far vedere tutto questo contenitore storico che è stato il periodo manicomiale in un'ottica diversa. Diciamo che il mio lavoro, mi hanno detto in molti, ha più a che fare con l'antropologia che con altre discipline. Però effettivamente è un modo che ho per farti mostrare una realtà diversa, o meglio per mandarti oltre il pregiudizio, per farti superare la paura, per seminare tanti spunti che tu possa approfondire in un qualche modo. Diciamo sono una sorta di contadino culturale, ecco, diciamo così, come ho detto alla mia amica, un contadino culturale, semino curiosità. Però in questo, tornando seri, diciamo che è importante quando noi facciamo un lavoro di questo genere, quando facciamo un lavoro che è legato a un tema sociale così delicato e abbiamo la possibilità di entrare in contatto con un tema sociale così delicato, noi abbiamo la responsabilità di divulgarlo e far arrivare a più persone possibile un messaggio reale che non è quello guidato dal pregiudizio e dalla paura, assolutamente. Cosa l'ha spinta ad occuparsi della realtà dei manicomi in Italia? Allora, su questa domanda che ho visto nel foglio ce ne sono diverse, altre tre o quattro simili, classica, la raggrupperò con le altre, però ho fatto un video che si chiama Perché fotografo manicomi e ti risponderò con un post, farò un post dettagliato su questa cosa che intitolerò Chi è Giacomo Doni e racconterò veramente un po' più nel dettaglio quello che faccio, perché lo faccio e come lo faccio, tutto quello che ho detto, non dietro le quinte generale e spiegando del perché c'è questa ho deciso di occuparmi di questa realtà così delicata in Italia, importante e delicata. Comunque, rimando a quel video e in sintesi il motivo è questo qua. È una realtà che non conoscevo, una realtà che genera stigma, che genera pregiudizio. Quando non la si conosce, l'unico modo per fronteggiare, diciamo, il pregiudizio e la paura delle cose che non si conoscono è buttarsi sia a capofitto dentro. Io ho fatto questo con la realtà manicomiale. Io sono nato nell'80, ero interessato alla fotografia dei luoghi abbandonati e ho deciso di raccontare il manicomio, ma non tanto come estetica, perché non faccio urbex, no? Quanto per impatto sociale e per valore storico. Ecco, a quel punto ho scoperto un mondo parallelo di cui effettivamente si sa poco, con delle storie di un'umanità e di un'importanza storica grandissima che devi assolutamente raccontare se hai la possibilità, come ho detto prima, di entrarci in contatto con queste realtà. Diventi una sorta di testimone e hai la necessità, secondo me, di divulgare. Antropologia e fotografia, bellissimo, chiunque tu sia, è vero perché antropologia è una materia che mi affascina tantissimo, tantissimo. E una mia amica proprio mi ha proprio spinto anche a... mi ha messo il tarlo del ma perché non la studi? Infatti ho trovato un MOOC, così apro una parentesi, un corso universitario online da fare con l'Università di Roma di antropologia. Lo farò quasi sicuramente, perché l'antropologia è una materia che io adoro, adoro completamente, perché è quella che comunque, diciamo, si avvicina molto di più al mio modo di raccontare
fotografico, sì, prettamente antropologico. Ma guarda, voglio darti anche un aggiornamento. Un aggiornamento lo voglio dare a tutti. Sarà il prossimo anno, gennaio 2020, farò delle piccole ricerche con una chiave diversa. Con una chiave diversa, sempre legata alla salute mentale e alla periferia. Quindi due argomenti che per me sono qualcosa che mi fanno battere il cuore, assolutamente. Quindi mischierò questi due argomenti insieme e sarà un lavoro molto più, diciamo, mirato verso l'antropologia. Penso che se tutto va bene dovrebbe venire fuori un lavoro mirato più verso l'antropologia per raccontare due storie molto molto importanti del territorio italiano. No, adesso non dico altro. Sei a conoscenza delle varie zone presenti a Mombello? Zone attuali, non i reparti, è diviso in parti in base a chi le frequenta. No. Francamente, devo dirti la verità, no, non le conosco. Non le conosco queste zone di cui parli. Conosco i reparti perché comunque ho fatto e faccio un lavoro prettamente storico e antropologico, diciamo così. Però no, non conosco altre, diciamo, altre forme di porzionamento del manicomio di Mombello. Chiunque tu sia, se sai qualcosa e vuoi scrivermi in privato o per raccontarmi qualcosa e magari trovare il modo di approfondire il discorso, liberissimo di farlo. Anzi, ti aspetto. Con quale personaggio, lontanissimo da te come temi, collaboreresti? Domanda difficilissima. Con quale personaggio, lontanissimo da me, collaborerei? Allora, a livello fotografico, Anne Liebovitz. Ma perché è una persona che, diciamo, mi ha dato molto, ha un modo di pensare che io, diciamo, condivido tantissimo e mi ha, in un certo senso, spinto anche a adottare quella forma mentis che lei utilizza quando fa i ritratti. Quindi, esempio, un ritratto non bisogna lasciare niente per scontato della persona, conoscere tutto quanto quando andiamo a fare delle foto in determinate location. Questo sembra banale, ma invece non è banale. Questo è lo studio pre-sessione fotografica. Quando vai a fare una foto a un manicomio o a un contesto sociale interessante, devi andare lì non a mani vuote, devi andare lì con ogni dettaglio, diciamo, abbastanza pronto, dalle leggende metropolitane alle dicerie locali, al contesto urbano, a tutto quello che comunque puoi raccogliere. Adesso hai la possibilità di farlo grazie alla rete. Prima era uno studio molto importante e ti posso assicurare che i primi manicomi che ho fotografato non ho fatto così, cioè sono andato così a scatola vuota a cercare di raccogliere più informazioni possibili, che può avere dei vantaggi, può avere dei vantaggi, però diciamo che alla fine non è detto che possano venire fuori anche quei dettagli particolari che potresti studiare prima di andare a fare una sessione fotografica. È probabile andare così, diciamo, più neutro possibile, meno formato, tipo, diciamo, hai un rischio in più di perdere cose per strada e di non valorizzare quello che fotografi. Ecco, su questo è molto, molto interessante il lavoro della Liebovitz. Altro personaggio che non c'entra niente del cinema, Ken Loach, assolutamente, perché lo adoro, è un personaggio straordinario e il modo che ha di raccontare il sociale lui è veramente strepitoso. Ok, ritorniamo in noi e continuiamo. Quando e da dove è nato il tuo interesse per gli spazi abbandonati, ma soprattutto per i manicomi? Ok, questa domanda si rimanda alla precedente che ho già risposto, quindi, diciamo, involontariamente te l'ho già data. Se potessi tornare indietro nel tempo, dove vorresti andare per un solo giorno? Fantastico. Ci sarebbero tantissime location che vorrei vedere un'altra volta. A livello manicomiale, tante. Però se devo scegliere, io non sono una persona che è favorevole al cambio del passato. Forse perché dirò una frase veramente fatta, del tipo: e quello, la persona che sono oggi è data da tutto quello che è successo nel passato. Però è vero, nel senso, anche tanti errori che sono accaduti nel passato mi hanno permesso di imparare tantissime cose, quindi
diciamo, non li cambierei. Però la domanda alla fine non è, vuol dire, che cosa cambieresti, no? Quindi è un posto che vorresti rivedere nel passato per un'altra volta. Ok, vorrei rivedere. Io metto il manicomio di Cogoleto. Sì, perché ho avuto un legame molto molto forte con quella struttura. E la vorrei rivedere semplicemente per poter ancora un'altra volta raccontarla. Quel posto è casa per me. Un pezzo di me è rimasto là, per il legame che ho instaurato con la gente. E quindi tutte le volte che noi torniamo a casa, ci viene, sì, la voglia di immortalarla un'altra volta. Ecco, quel posto lì. Perché è un posto che a me personalmente ha regalato tantissimo a livello culturale e soprattutto a livello di vita. Io gli devo tanto a quella terra, sì. Grazie per questa domanda. Sei felice? Sì, sì, sono felice. Per me la felicità è un qualcosa che bisogna rincorrere sempre, non è una cosa automatica, non è uno stato, è un percorso. Io sono convinto di questo. Uno non è una destinazione, la felicità, è un modo di camminare la felicità. Sì, sono felice. Sono grato a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qua. Assolutamente. Ci sono ancora dei luoghi della memoria abbandonati e non rivalutati che ancora non hai visitato? Sì. Diciamo che molti di questi sono al sud e sto lavorando per poterli portare a casa, poterli documentare. Altra anteprima. Mi manca una parte, non sono tantissimi. Diciamo il lavoro sui manicomi, fra virgolette, si estinguerà in circa 5-6 strutture che sto lavorando per arrivare a finire di documentarle. Sono strutture difficili in cui non si sa, francamente, ancora se c'è la possibilità di entrarci per fotografarle o meno, però comunque le strutture rimaste da fotografare sono più o meno queste. A livello, ripeto, a livello manicomiale. Nel questionario mi hanno suggerito di prendere in mano anche altre tematiche sociali legate all'esclusione, e lì ti posso assicurare ci sono tantissimi territori ancora da esplorare. Lo farò quasi sicuramente, perché ci sono tantissimi territori da esplorare. Anche il raccontare il post 180 è un argomento molto interessante, cioè oggi le comunità, i gruppi magari anche di lavoro, i gruppi creativi, l'inserimento lavorativo di certe persone è molto interessante, perché poi sono messaggi che si mandano, no? Quindi diciamo su quello ci sono tantissimi territori da lavorare. Però rimanendo in tema della domanda, luoghi della memoria abbandonati, sì, diciamo ci sono quelli legati a Sud Italia che ancora devo prendere a mano. E poi, chi lo sa, fra qualche anno, che non si decida di uscire da confini. Non lo so, vedremo, vedremo. Qual è il luogo, qualsiasi luogo più bello che tu abbia mai visto? Beh, penso che rispondere a una domanda del genere sia praticamente impossibile, perché ogni luogo ha una bellezza particolare e basta anche un po' leggere nel modo in cui esprimono la loro bellezza. Un luogo, una bellezza. Ma non lo so, non lo so, francamente mi rimane molto difficile. Però guarda, se non si tratta di bellezza estetica e si va a prendere un'altra forma di bellezza, ti faccio l'esempio di dove viveva mia nonna, che è un piccolo paesino della montagna pistoiese, si chiama Caseducci. Ed è un piccolo borgo, un grumo di case praticamente in collina, montagna, altro che collina, in montagna dove praticamente ci ho passato l'infanzia. Quindi per me quello era un posto particolarissimo dove vedevo un ritmo di vita completamente diverso. Mentre stavo in città vedevo che per prendere la verdura si doveva andare per forza al supermercato. Là vedevo con grande stupore questi contadini nei propri orticelli piccolini che coltivavano roba, la prendevano, la portavano a casa, tra l'altro mai mangiato bene come in quei periodi lì. E per prendere l'acqua, mi ricordo, si prendeva delle brocche vuote e si andava a piedi dentro un bosco a cercare c'era una piccola fonte comunale con l'acqua che sgorgava freddissima e altamente diuretica, tra l'altro. E noi si andava lì da bambino e mi divertivo tanto perché era un ritornare in contatto con. Ecco, da piccolo mi divertiva sta cosa perché era un po' ritornare indietro nel tempo, no? E
Oggi mi manca tanto, anche perché non ho più mia nonna, non ci vado con molta frequenza, ma perché paesino arroccato vicino a un fiume, si sente sempre il rumore del fruscio dell'acqua, se dovevi andare a prendere l'acqua dovevi farti questo quasi un chilometro a piedi praticamente, e c'era un ritmo diverso. Ci sono stato anche da adulto molti anni fa, ora, e la bellezza era proprio un'oasi, veramente molto, molto indietro di abitudini, molto indietro nel tempo, a un'ora di macchina da casa. Io non guido, ok, però era molto interessante come cosa, e mi è rimasto impresso. Mi è rimasto molto impresso quanto in Italia sia pieno zeppo di realtà minuscole, di borghi minuscoli che hanno un ritmo di vita completamente diverso. Grazie alla domanda, molto difficile ora comunque. Quando vieni a Roma a fare una mostra sotto lavoro? Ma spero prestissimo. Guarda, veramente, perché ho adesso ho molti lavori che inizierò a ripubblicare, inizierò a... che una volta che ho finito di disegnare il sito, lancerò un lavoro nuovo che ho già quasi ultimato, perché sono stati periodi di lavoro molto intenso. E combinare questi due lavori sarebbe molto interessante. Io a Roma ci verrei anche domani, volendo, perché ci sono tante persone che conosco e voglio salutare, poi mi piace come città, davvero, io mi auguro veramente con tutto il cuore molto presto, e vediamo, sicuramente anticipo questa cosa, a breve lancerò un post dedicato appunto a 180, farò un video nuovo, farò un po' di testi su e video e foto su questo argomento, sul il gioco, sulla legge 180, perché finalmente ha trovato tutta la sua forma e dovrò lanciarlo il prossimo anno. Quindi questa ve la dico proprio in grande anticipo, farò una raccolta fondi il prossimo anno, quindi inizio a mettere un piccolo tarlo, no? Di questa cosa, un gioco sulla legge 180. Il mio gioco sulla legge 180 ha trovato una forma ibrida, digitale e cartacea, che... ma non voglio anticiparvi niente, soltanto ve lo dirò in un video a sé e con dei post a sé. Però detto questo, farò sicuramente una giornata di incontro a Roma il prossimo anno. Sicuramente, quello devo sì. Quindi, per vedersi a Roma, vediamo se il prossimo anno c'è questa giornata, molto probabilmente. So che ci sono degli eventi in cui dovrei essere coinvolto, se non sbaglio, a dicembre, però ancora non ho niente di certo. Per una mostra, vediamo se il prossimo anno portiamo a casa anche quella. Dai, crediamoci. Come prepari le tue ricerche? Mi piacerebbe conoscere il dietro le quinte del tuo lavoro. Allora, sicuramente ti posso anticipare che farò un post dedicato, e sicuramente anche un video, dedicato a come strutturo le ricerche, che poi sarà inserito dentro Chi è Giacomo Doni, che sarà una sorta di post in cui si raccoglie tutto quanto. Sarà una nuova pagina del sito in cui raccolgo tutte le informazioni su di me, su quello che faccio, quello che produco, e cosa so fare, non so fare, così via, tutto quello mi passa per la testa, un miliardo di cose. E quindi sì, farò un approfondimento sicuramente anche sul tema di come organizzo le ricerche, soprattutto di perché dovresti anche smettere di fare urbex e dedicarti a raccogliere storie. Anche questo sarà un racconto a parte, che però confluirà dentro, perché alla fine alla base della mia ricerca c'è molto quello di raccontare storie e utilizzare le memorie orali e tutto quello che comunque può essere recuperato per strutturare un qualcosa di interessante. Quello, diciamo, per strutturare quello che poi è il messaggio da veicolare in una ricerca che affronto. Grazie della domanda. Allora, come ti è venuta la voglia, la passione di fare approfondimenti sui manicomi e quant'altro? Ok, stessa cosa, su questa domanda ti rimando già a quella precedente. Tecnicamente ti ho già risposto in anticipo. Come ti è nata questa passione per i manicomi e le sue storie? Stesso discorso della precedente. Rapporto manicomio-natura, vita all'aperto, dove? Beh, questo è un discorso interessante. Vita all'aperto, manicomio e natura. I manicomi nascono quasi, cioè generalmente in aree periferiche della città, in cui sono presenti tantissimi grandi spazi verdi, quindi ogni manicomio è circondato generalmente
da Spazi Verdi, c'è questa diciamo alleanza fra gli spazi verdi che erano utilizzati anche per l'ergoterapia, per far lavorare nei campi i pazienti, perché poi erano strutture praticamente che si autogestivano da sole. E un rapporto interessante, ti dirò, guarda, mi hai incuriosito, potrebbe essere anche questa, come strutturare una ricerca, potrebbe essere una domanda da porsi, ovvero le differenze fra i manicomi, fra l'integrazione sociale dei manicomi allocati in campagna, quindi nelle periferie verdi, o quelli allocati nei centri città. Quindi potrebbe essere veramente una riflessione interessante, quanto la natura incida in un potenziale reintegro anche. Perché no? Interessante. La terrò presente. Quando ritorni dal Fuori di Pizza? Beh, spero prestissimo, spero prestissimo. Intanto, visto che mi parli di Fuori di Pizza, non so chi tu sia, però so che sei di Prato, perché hai fatto scoprire questa cosa parlandomi di questo locale, presumo tu sia di Prato. Farò un convegno a Prato a breve, pubblicherò nella mia newsletter, farò un intervento a un convegno a breve a Prato, e sulla newsletter i dettagli dell'incontro. Quindi a Prato verrò fra poco, anche se sarà brevissimo l'intervento, e a Fuori di Pizza speriamo presto, speriamo molto presto, dai, tanto troveremo una situazione, dai, per organizzare. Hai bisogno di un grafico? No, direi di no, sono più che sufficiente da solo per ora. Secondo te questo paese può ancora farcela? Oh, certo che sì, assolutamente sì. No, io, guarda, ci tengo molto a precisare che fanno tanto più rumore le storie negative di quanto ne facciano le storie positive. Quindi la storia positiva non fa poi notizia ed è più facile creare il malessere, creare il disgusto, la rabbia con una notizia negativa, con una notizia comunque che va a sminuire. Siamo in un grandissimo paese, mi piace molto come paese, e ti posso assicurare che le nuove generazioni sono meravigliose, sono veramente meravigliose. Vorrei capire qual è il motore che ti spinge ad occuparti delle questioni legate agli ospedali psichiatrici. Un interesse così profondo non è mai casuale. Allora, questa domanda, che apparentemente sembra simile a quelle che mi hanno fatto prima, però ho deciso di tenerla da parte, di dargli una risposta diversa. Ok, non lo so io se c'è una connotazione reale nella vita di tutti i giorni che ho vissuto su questo argomento, però voglio darti alcuni dettagli. Alcuni dettagli che sono: mia madre, quando fece mio fratello, 9 anni più grande di me, dopo il parto ebbe una crisi nervosa e fu portata a fare una visita a Villes Bertoli, il manicomio pistoiese. Mia mamma ha sempre quel ricordo vivido di aver visto il manicomio attivo, per fortunatamente poi non aveva niente, fu mandata via, però me l'ha sempre un po' raccontato, ha sempre avuto paura di sta cosa e l'ha sempre disturbata. Quindi c'è questo dettaglio abbastanza curioso. Dietro casa, quando vivevo con i miei, dietro casa nostra, fu fatto in uno spazio vuoto un centro diurno. Quindi quando noi andavamo a fare la passeggiata vicino, c'era un fiume dietro casa, passavamo davanti lì, oppure andare dalla guardia medica, entravi dentro questa residenza. E il parroco di Capalle, che al momento ora, 2019, il proposto, perché è una propositura, Capalle, è l'ex prete che c'era nell'OPG di Montelupo Fiorentino. È curioso poi questa cosa, che io mi sono trovato sempre intorno a me cose che rimandassero alla salute mentale. Non so se questi elementi, comunque, in cui sono cresciuto, probabilmente hanno in un qualche modo influito. Può darsi. Secondo te? Che ne pensi? Scrivimi, scrivetemi tutti quanti assolutamente dopo aver visto queste domande, perché ci tengo a rimanere in contatto assolutamente con voi. Potessi, io vi incontrerei tutte le settimane, assolutamente. Tutti i giorni no, perché chiacchierando molto alla fine potrei essere odiato per questo, quindi ok, andiamo avanti, che siamo veramente a fine. Se fossero ancora aperti saresti in manicomio? Io forse sì. E per cosa? Ti ci avrebbero messo? Ok, giù la maschera, giù la maschera.
Per cosa mi avrebbero messo? Allora, dirò delle cose di me, un po' intime, un po' particolari, ma tanto siamo così a raccontarci storie, a raccontarsi cose. Allora, io sono stato per tanto tempo ipocondriaco, molto, molto forte, molto forte. E secondo me alcune cose, oggi fortunatamente sono uscito, diciamo, da quella paranoia. Ho passato momenti di ansia e sono un po' ansioso per alcune cose, non molto, ci vado a braccetto, diciamo. E poi, diciamo, una mia cosa più marcata è che sono un po' compulsivo. Sì, quella compulsione che ti porta a fare determinati rituali prima di fare tante cose, no? Che la mia ragazza non capisce. Però io effettivamente un po' ce l'ho questa cosa. Poi sono ipersensibile. Io sono una persona da una lacrima estremamente facile. Estremamente facile. Non so, però potrei essere il classico tipo malinconico, no? Del passato. Sì, a me piace un po' questo sentimento, mi piace un po' il grigiore, la malinconia, queste sensazioni. Mi piace vivere queste sensazioni un po' forti anche, sì, mi piace. Allora, è più un suggerimento, forse più avanti nel tempo, ma una ricerca sulla realtà europea potrebbe approfondire e completare maggiormente il quadro italiano. Sì, interessante, potrebbe, però siccome lavorare all'estero è molto complicato anche a livello comunque di risorse, se non si struttura tutto quanto molto bene, l'estero sarà una tappa da fare più avanti. Potrebbe essere da fare, cioè, l'idea c'è assolutamente, però magari più qua. Non è una domanda, ma vorrei aggiungere un punto. Nella domanda precedente avevo risposto linea di abbigliamento, perché la trovo interessante e diversa, ma mi piacerebbe anche leggere altre lettere non spedite. È una proposta. Far fare degli oggetti proprio a chi senza 180 oggi sarebbe al manicomio. Autistici, schizofrenici. Un bel modo per buttare giù altri muri. Io non so chi tu sia, però è fantastico. È fantastico. Infatti la linea di abbigliamento diciamo c'è, però purtroppo non sono riuscito a portarla avanti perché chiaramente io portando avanti questi progetti da solo di solito curo quelli con cui posso avere una non soltanto una visibilità, una collocazione e anche una rendita. Ora per dirti, ti faccio questo esempio, il gioco sarà un prodotto comunque per me lavorativo, quindi cerco di curare in primis quello per poi lanciarlo e dopo dedicarmi a altre cose, dedicarmi anche a altri prodotti o servizi che comunque possono garantirmi un sostegno, anche perché se questo per me deve essere una forma lavorativa, deve essere una mia attività trasformando in un'attività, pur non comunque mettendo da parte la competenza della grafica, perché comunque è quella che mi permette di divulgare e di creare prodotti ad hoc per te e per chi come te mi segue, direi che questa è una cosa molto interessante. Potrebbe essere veramente un qualcosa da pensare a fondo e poterlo approfondire. Quello che faccio, giacomodoni.com, quello poi è il mio credo, deve essere un ecosistema che viaggia in una parola proprio importantissima, che è coerenza. Quindi studiare una maglia non vuol dire semplicemente trovare il disegno figo e stamparla nella stamperia migliore a prezzi contenuti. No. Noi, mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio. Probabilmente verrà un video lunghissimo, però spero vi faccia compagnia, dai. Io sono, diciamo, il veicolo. No, in tutte queste cose. Ti faccio un esempio. Mettiamo, più che una t-shirt, cambiamo proprio. Mettiamo di voler stampare una borsa. Stampiamo una borsa, no? Una borsa di punto 180. Qua magari lo farò davvero. Allora, il disegno da mettere sopra deve provenire da una persona che crea, una persona con disabilità, con un ex utente, una persona comunque con un problema, crea, disturbo, crea arte, crea design. Io prendo quel design e lo faccio, lo lavoro per renderlo idoneo alla stampa, dopodiché si passa a prendere
l'oggetto, la base su cui verrà stampata, però io non la voglio andare a prendere in negozi in cui non si sa la provenienza. La vai a prendere magari da chi, da un ecosolidale, la vai a prendere da chi comunque, da dei laboratori in cui si aiuta socialmente delle persone, ok, la prendi lì, la fai stampare da persone che comunque sono sempre dell'ambiente e crei un prodotto. Questo perché? Perché io personalmente, Giacomo Doni, non voglio creare un qualcosa che sia scombinato, che sia semplicemente un prodotto. Io voglio creare una storia, anche in quello che tocchi, che indossi, in cui metti la roba dentro, che leggi. Cioè, quello che voglio creare io è qualcosa, sono racconti, storie, anche oggetti, anche negli oggetti. Io voglio fare in modo che quella cosa che un utente compra non compra solo la borsa, ma è artefice di un cambiamento. Ecco, la persona che comprerà un prodotto del genere è in un certo senso artefice del cambiamento, perché contribuisce a dare una mano a queste persone, fa un aiuto concreto, non uno spot. Ecco. E siccome questo non è semplicissimo da fare quando hai altre cose, io mi prendo i vari punti, li tengo lì, quando poi avrò le idee chiare di quali sono tutti gli attori di questo insieme, ti dico perché no, anzi sì. Perché a quel punto torna al discorso iniziale, che facevamo all'inizio del video, semplicemente delle foto. Se noi siamo in grado di avere una visione e avere una visione così lontana, una mentalità del genere, una caratteristica che è quella di riuscire a trasformare in qualcosa quello che è un concetto di esclusione, dal concetto di esclusione trasformare in un prodotto di superamento, un prodotto che serva di aiuto, noi abbiamo la responsabilità di doverlo fare. E quindi se io riesco a mettere insieme tutti i tasselli, te lo prometto, che lo farò. Il prossimo anno questa cosa si studierà un nome diverso, si studierà un qualcosa un po' più largo e si cercherà di fare un discorso di questo genere, cercare tutti gli attori, magari ti chiedo aiuto anche a te direttamente, esci allo scoperto, fammi sapere chi sei, scrivimi in privato e vediamo di tirarla su una cosa del genere. Per me sì, perché basta, cioè bisogna fare, non dire, come dice Yoda, no, fare o non fare non c'è provare, cioè se noi dobbiamo dare una mano, io voglio fare un qualcosa che sia effettivamente utile, utilizzare le mie competenze nel design, nella grafica, oltre che magari anche per formare delle persone, perché chiaramente cercare di passare la mia conoscenza è importante, ma utilizzare le mie competenze per creare, veicolare un messaggio giusto, che serve, io lo voglio fare. E per farlo va fatto coerente. È difficile, però è tutto quello che fa la differenza. Assolutamente. E quindi non la metto da parte, la teniamo in sospeso, si penserà un attimino più nel dettaglio come gestirla e sì, può essere molto interessante. Ultima domanda, hai mai pensato di parlare molto più di te e di come ci si sente a non essere proprio normali? Beh, io non sono normale, sono il primo che lo dico, e meno male, perché la normalità è un qualcosa che a me spaventa, in un certo senso. Cioè, giusto per tornare a quello che si diceva prima dell'essere non allineati, l'essere controcorrente, il fare cose diverse, sì, quello sì, mi piace. Parlare più di me, lo farò in questo post, come ti ho anticipato. Io direi grazie a tutti, e direi di chiuderla qua, questo video di risposta alle domande. È un video molto lungo, però avevo voglia in un certo senso di dialogare con voi dall'altra parte. Questo video lo vedrete sia in newsletter che sul mio canale YouTube, che su Facebook, e soprattutto per questa prima volta lo vedrete insieme anche a un post, perché le domande cui ho risposto oggi qui in video saranno anche trascritte, non alla lettera chiaramente, ma saranno sintetizzate anche dentro un post, così almeno se volete potete leggerlo.
Grazie ragazzi, perdonatemi comunque per il ritardo che ho avuto un po' in questi mesi, cioè un po' per l'arrivo del bimbo, un po' per il cambio di vita, di lavoro, un po' il cambiamento del sito, cioè un sacco di cose mi hanno un po' allontanato dalla mia attività frequente di divulgazione, però ci siamo, piano piano si ritorna, riprendiamo gli spazi che abbiamo lasciato e ritorniamo a essere un appuntamento abitudinale e chi lo sa se per il prossimo anno, per i prossimi anni non ci sia modo di organizzare i vari meetup a giro nelle città italiane per fare, che ne so, una cena insieme, un pranzo insieme a voi, a tutti voi che mi seguite magari anche in aree disparate del territorio. Dai, pensiamoci, potrebbe essere interessante. Grazie davvero del vostro tempo, grazie a tutti per le domande e ci sentiamo presto. Siete stupendi!